Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta all'interno della mia cripta studio. Io ovviamente sono Carlo Dipinto e oggi è arrivato questa bellissima bag, come potete vedere da Dofix. All'interno ci sono i pedali della Dofix, ma prima ovviamente sigla e poi li andiamo ad ascoltare. Ciao! Eccoci a tutti cari ragazzi, li ho messi qui i pedali, li ho montati, abbiamo il Lussuria, il Michelangelo Plus e il David Distortion. Ok, il Lussuria è un overdrive come il Michelangelo. Molti mi chiedono, visto che tu hai usato tante volte i pedali della Dofix, in pedaliera appunto avevi i pedali Dofix, in realtà io e Dofix abbiamo avuto delle bellissime collaborazioni insieme, sono contentissimo, conosco i ragazzi da tanto tempo, Stefano, Andrea e Federica che saluto, mando un abbraccio gigantesco, e oggi siamo qui appunto per sentire il suono di questi pedali, perché molti chiedono qual è la differenza tra i vari appunto suoni. Ora, prima di farveli sentire vi spiego il routing. Abbiamo la mia DBZ, l'avete vista nel video come creare il suono di Zach White, sempre qui sopra, Marshall, sul canale ok crunch ma col gain praticamente a zero, non uso mai il clean della mia Marshall, il suono è questo, ok? Si crea un leggero breakup. E ovviamente nel torpedo capture. Iniziamo con ordine, andiamo appunto da Lussuria che è un overdrive, tutto a 12. Bellissimo ragazzi, Lussuria è un overdrive trasparente, ha incazzato quanto basta, io lo uso insomma always on di solito, sempre acceso. Andiamo ad alzare leggermente il gain, vado ad abbassare un po' il level, aumento il tone e sentiamo il risultato. Bello, corposo, cicciotto, caldo, non diventa mai così appunto distorto, sempre interleggibile, un bellissimo overdrive a parer mio. Adesso salto perché mi dedico alla fine appunto al Michelangelo, come vedete a più manopole è leggermente più complesso, e andiamo con il David, come dice il nome, David Distortion, perché è un distorsore. Iniziamo con la gas, qui c'è scritto gas, ma sarebbe il gain, grandissima questa cosa, è superlativa, e andiamolo subito a sentire. Ok, come possiamo sentire, ha già più spinta, è già più croccante, e devo dire che appunto il David messo in questo modo qui riesce a essere anch'esso un overdrive diciamo quelli un po' più spinti, non molto cremosi. Se lo andiamo a mettere a metà, iniziamo a entrare in un'area molto distorta e quasi fuzz. Sentite? Vi dà l'idea del fuzz. Se andiamo ancora più avanti con il gain otteniamo proprio un suono classico appunto del fuzz, mantenendo sempre quella punta di distorto, ok? Ok, vi ho fatto Fortune Fade e Red Dot, dove questo suono è precisissimo. Infatti io in questa modalità qui l'ho usato tantissimo con la mia tribù dei Red Hot Chili Peppers. Adesso ci andiamo a dedicare al Michelangelo, uno dei pedali più importanti per quanto riguarda la Dofix. È un pedale fantastico ragazzi, è un pedale doppio dove all'interno abbiamo due effetti. Iniziamoci a dedicare prima di tutto quando appunto lo andiamo a accendere. Partiamo così e vi faccio sentire la parte overdrive. Io lo inserisco in quegli overdrive appunto gentili, è molto leggero però riesce ad arrivare anche a dosi di gain abbastanza importanti.
molto bluesy, mi piace un sacco per questa cosa qui. Andiamo a vedere un po' di manopole. Ok, qui abbiamo gli alti, li vado a esasperare. Bassi. Il blend, che appunto abbiamo fin dal segnale pulito della nostra chitarra fino al segnale totalmente effettato. Qui appunto, ragazzi, andiamo a selezionare il silicio, il germanio o appunto il FET, sarebbe il suono, ecco, come colora la nostra distorsione. Adesso abbiamo il silicio. FET. E germanio. Abbiamo un'altra impostazione che vedete qui, è il pre. Oltre al level del gain dell'overdrive, abbiamo il pre che si va a selezionare qui. Così è senza pre. Così è col pre. Tanto mi piace il suono così, sia l'overdrive che con il pre aggiunto. Abbiamo la sua manopola, dove appunto andiamo a dire quanta distorsione dobbiamo dare. Abbiamo l'ultima parte del pedale, che è appunto il boost. Ve lo faccio sentire così. Ok, il boost è indipendente, può essere acceso o spento indipendentemente dal pedale. Con questa manopola qui andiamo a selezionare il boost. La cosa bella è che noi possiamo usare il boost del Michelangelo, ad esempio, su Lussuria. Eccoci qui, ragazzi, questa recensione è finita. Questi erano alcuni pedali Dolphix. Ci sono altri pedali della Dolphix, come ad esempio il Perseo, appunto un boost, e abbiamo anche il Nettuno. Ci sono altri pedali, comunque andate a vedere tutti sul sito, vi metto appunto l'info box. E vi ricordo, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete la campanella, mettete like al video e scrivetemi sotto voi quali di questi pedali avete già provato o quali avete. Ciao e alla prossima!